Quando io ho iniziato il mio dottorato, quindi siamo nel lontano 1998, diversi congressi a cui ho partecipato erano insieme a chimici del campo della chimica supramolecolare, quindi fotochimici. Non a caso, ad esempio, nel 1999 tra i docenti della Scuola Internazionale di Cristallografia ad Erice c'era Jean-Marie Lhem. E questo perché? Perché nella chimica supramolecolare vedeva l'utilizzo di interazioni deboli, quali legami idrogeno o i metalli di coordinazione, per poter organizzare le molecole nello spazio tridimensionale. Bene, cosa succedeva invece nel mondo dello stato solido? Beh, si cominciava a passare, soprattutto per quanto riguarda le piccole molecole, a una risoluzione della struttura per capire la connettività della molecola, a vedere come le molecole sono disposte nello spazio, e soprattutto osservavano che c'erano un riconoscimento tra le molecole dovuto alla presenza di legami idrogeno o di coordinazione o di altre interazioni di pi stack. Questa evoluzione non è stata immediata, anche perché oltre ad avere concetti nuovi, bisogna avere anche gli strumenti che ci permettono di vedere certe cose. E la visualizzazione delle molecole sul computer, diciamo, tutto sommato, per quando io ho iniziato il dottorato, era abbastanza recente.